Dario Ruggeri è esponente per l'ANAP, degli audioprotesisti in sede europea, e qui in particolare ha moderato diversi interventi al congresso degli audioprotesisti dei Rimini. Vorrei parlare con lei in particolare del discorso di ordini e albi, che ovviamente sta interessando molto la categoria. A che punto sono i lavori, insomma, e quali sono le prospettive? Allora, grazie di questa domanda, una domanda che mi dà la possibilità di dire qualcosa di davvero molto importante che è legato a ciò che è stato detto oggi. Intanto lei mi ha chiesto a che punto sono i lavori. Beh, io dico che siamo molto in avanti, anzi le dico che come categoria, come riprotesisti, siamo tra le categorie più diligenti, più solerti dall'ordine, perché tantissimi colleghi si sono iscritti all'ordine, nonostante questo sia uno sforzo in termini economici, anche un po' in termini procedurali, perché sono procedure talvolta un pochino complesse, ma tanti miei colleghi l'hanno fatto ed è una cosa che davvero mi riempie d'orgoglio, perché capisco, come le ripeto, che questo è uno sforzo. Ma una pietra miliare che è stata fissata qui, avevamo degli esponenti dell'ordine e del CONAPS, che è il coordinamento di tutte le associazioni delle professioni sanitarie, quindi è stata per tanto tempo il motore dell'ordine. Ora l'ordine è già implementato e quindi diciamo siamo in una fase successiva. Dicevo, la pietra miliare che è stata fissata qui è il fatto che ANAP continua a vivere, ed anzi ANAP è in questo momento particolarmente la spina dorsale dell'ordine. L'ordine senza ANAP non sarebbe potuto nascere e non avrebbe potuto continuare a vivere in questo periodo. È ANAP che ha il know-how, che ha le conoscenze che servono, che serviranno le commissioni d'albo che verranno implementate per esempio operare la cernita dei titoli abilitanti, oppure creare quella sorta di magistratura interna per andare a vigilare sulle persone che sono iscritte all'ordine. A suo parere, quali sono le prospettive di questo, e in particolare tutti gli audioprotesisti italiani desiderano l'ordine o c'è ancora un po' di resistenza a questo proposito? Allora, c'è stata all'inizio in parte una certa resistenza culturale, perché l'ordine a volte viene visto e rivisto, adesso il nostro sforzo è fare altro, fare, diciamo, passare un altro concetto, ma è far passare il concetto che l'ordine non è una tassa, l'ordine è un ente che sta a nostra tutela dell'audioprotesista e del paziente. È un ente che va a cementare le conquiste professionali che abbiamo raggiunto in tutti questi anni. Io dico, io non sono un metafore con il resto, non sono un raffinato, ma credo che sia molto importante, così come conquistare nuove frontiere, sia molto importante difenderle. E l'albo, l'ordine, è uno strumento delle nostre mani per difendere ciò che abbiamo conquistato in questi anni. Il decano degli audioprotesisti, insomma Gianni Gruppioni, che tutti conoscono perché da molti anni ha guidato, insomma, questa categoria con competenze, decisione, eccetera, ha suggerito in questa sede di iscriversi con molto anticipo all'ordine, anche per avere, diciamo, una forza contrattuale maggiore a livello politico, visto che è un momento così incerto per certi versi, no? Qual è il messaggio che vuole dare a chi dei colleghi può ascoltare questa intervista? Certo, io il messaggio che voglio dare è questo, il messaggio non vuole essere ansiogeno, però vuole essere deciso. Non ci sono più scusanti per non iscriversi all'ordine, ci sono tutti gli strumenti legislativi che hanno implementato l'ordine e procedurali, informatici per iscriversi. Esiste una piattaforma che è iscrizioni.alboweb.net, sulla quale tutti i professionisti sanitari sono invitati ad accedere per procedere alla loro preiscrizione agli ordini. Questa cosa va fatta. Spesso mi si chiede, ma c'è davvero l'obbligo? Quando scade l'obbligo? Da quando parte? Allora, l'obbligo esiste da che la legge ha istituito l'ordine. Poi certo che c'è stato un tempo di qualche mese perché si implementasse una procedura che permettesse a 220.000 professionisti sanitari di iscriversi. Non potevamo certamente caricare tutti gli ordini provinciali dei radiologi di una massa di professionisti per iscriversi, sarebbe stato veramente impossibile. Quindi è stata ideata una piattaforma che è arrivata a luglio. In questo momento non ci sono più scusanti per non iscriversi. Iscrivetevi all'ordine, perché più siamo e meglio è. Una domanda per certi versi provocatoria, se la ritiene tale, ma non, insomma, era per capire un attimo. In un tempo in cui il senso del corporativismo, l'ordine, cioè si parla anche ad esempio dell'ordine dei giornalisti, no? È un periodo in cui gli ordini non vanno più tanto di moda,
Nello stesso tempo va di moda molto la liberalizzazione, che forse in sanità non è sempre una cosa positiva. Ecco, lei crede che siano ancora tempi maturi per questa direzione o c'è qualcosa che diciamo, i detrattori di questo percorso possono avere come punto di forza nel confronto e nel dialogo in questo senso? Certo, io colgo questa domanda che è molto interessante e le dico che non esiste una parola italiana che differenzi l'ordine dei giornalisti o l'ordine degli avvocati da questo ordine. Quest'ordine è una creatura che non è mai esistita, né in Italia, né in Europa, nemmeno nel mondo. È un ordine multialbo sanitario. È un ordine totalmente diverso da quello degli avvocati, da quello anche dei medici, da quello dei notai e così via. Perché? Perché certo hanno delle cose in comune, l'ordine è un ente che va a vigilare sull'iscritto se questa persona non ha un titolo e va anche a stanare gli abusivi, questo è vero, ma è un ordine che specialmente in sanità va declinato come, l'ho già detto, tutela del paziente e tutela del professionista, questo è vero specialmente in sanità. Certo che ci sono i dottori, ci sono le persone che considerano l'ordine semplicemente una massa, come ho già detto prima, questo purtroppo noi non possiamo psicanalizzare tutti i professionisti sanitari, abbiamo delle capacità limitate, ma certamente è una tutela, questa è la realtà. Quindi se ci sono dei detrattori si renderanno conto col tempo che quest'ordine tutela anche loro, quindi saranno gioco forza portati a, come dire, ad accettare con di buon cuore questa neonata creatura. Grazie Dario Ruggeri, buon lavoro. Prego.